Riccardo Trallori è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Pistoia. Succede a Marco Nicolai, che ha presentato le sue dimissioni nel corso dell'assemblea provinciale del partito a seguito della sua elezione a consigliere regionale nel maggio 2015. Trallori, 28 anni, da tempo membro della segreteria provinciale, su 138 votanti ha ottenuto 115 voti a favore, 9 schede nulle e 14 bianche. Segretario, nel suo discorso ha affrontato anche temi locali come l'unione dei comuni e l'economia, c'è il caso dell'azienda di Montecatini, la Balducci. Sì, esatto, noi abbiamo specificato in quel passaggio che ovviamente le istituzioni devono mostrare responsabilità, lo devono fare sempre al fianco degli imprenditori e dei lavoratori, ma ovviamente questa responsabilità deve essere sia degli imprenditori sia dei lavoratori. La scelta dell'azienda, della vendita del marchio prima dell'incontro fissato in regione per il 5 maggio, ho sottolineato che pone delle serie difficoltà per il cammino che le istituzioni avevano avviato e anche per l'impatto occupazionale. C'è appunto la questione dell'unione dei comuni, c'è il referendum l'8 maggio. Esatto, sull'unione dei comuni, tema degli assetti istituzionali, altro tema rilevante per il nostro territorio, ho indicato il fatto che oggi il tassello fondamentale è realizzare l'unione dei comuni alla Val di Nievole. Siamo all'ultimo miglio, non possiamo sbagliare, dobbiamo andare a dritto. Dobbiamo andare nei consigli comunali e votare lo statuto. Questo ovviamente non si scontra, non è confliggente con le fusioni. Laddove ci saranno percorsi che vedranno alla testa di questi sindaci, il partito sarà a sostegno. Sulla riforma costituzionale, ovviamente il nostro partito, al fianco dei comitati del sì che nasceranno qui alle prossime settimane, cercherà di spiegare nel merito quella che è una riforma iniziata nel 1983, quando il sottoscritto non era nemmeno nato, e che oggi arriva a compimento e che vede una coalizione del no, da Zagrebeschi a Grillo, passando per Salvini e Meloni, contro la riforma e contro il PD, contro Renzi.